ragazze e bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi finalmente nuovissimo video haul dedicato a Shein. Ho notato che l'ultima volta appunto che ho fatto degli acquisti su Shein siete completamente impazziti, avete adorato follemente quella tipologia di video, quindi ho deciso di riportarvela. E qui davanti a me ho un po' di cosucce, quindi insomma non perdiamo tempo e iniziamo subitissimo. Anche se, come avrete letto dal titolo, diciamo che ci sarà uno stile principale per quanto riguarda questo haul. Mi sono un attimino focalizzata sullo stile un po' anni 90 e questo qui, questo mio look è stato creato diciamo apposta per questo video. Iniziamo subito da questa bustina. Ok, sì, non c'è niente e non c'è nulla perché è ciò che sto indossando in questo momento. È una magliettina crop che finisce sia nella parte delle maniche che nella parte di sotto, un po' ondulata. Qui abbiamo tre semplici bottoni ed è un mix tra un verde acqua e un verde menta pastello e amo follemente, e non so se effettivamente tra tutto ciò che ho acquistato è il mio preferito. Ovviamente come sempre vi faccio vedere tutti i capi indossati e quindi sicuramente avete visto anche quella clip. Andando avanti, ho acquistato un'altra magliettina, però di quelle lì un po' retinate, anche se dal sito non sembrava così, e questa qui va molto aderente e praticamente ha una stampa vintage, quindi sapete quei classici bambini barra angioletti che mettevano, che so, sulle confezioni di biscotti? Non lo so, non mi viene nessun altro esempio da farvi, però insomma questi bimbi un po' vintage. E mi piaceva tantissimo il fatto del colore di fondo, quindi verde petrolio, e poi invece tutti quanti i bordini con questo verde barra giallo lime neon pazzesco, e praticamente sono diciamo colori fissa del periodo, quindi non potevo lasciarlo lì. Ovviamente raga, tutto ciò che mi è arrivato sempre in queste bustine che si chiudono così, quindi top. Andando avanti, vi faccio vedere subito questo pezzo pazzesco, che è l'unico tra tutte le cosucce che vedrete che non mi va perfettamente, va un pochino larghino. Sto parlando di questa gonnellina qui, raga. Parliamone. Ok, questa qui in realtà è l'unica cosuccia che non è molto stile anni 90, perché mi serve per una festa a tema. Io già qui direi che non posso parlare troppo, perché insomma aspettatevi qualcosina un po' più in là. Comunque mi serve per una festa a tema, è questa gonnellina bellissima, raga, bellissima, nera con luna, sole e stelle, e nella parte di sotto praticamente una parte normale nera e poi questa parte un po' più velata con i disegni, e appunto la parte velata finisce sempre un po' ondulata. Poi cosa vi faccio vedere? Allora, ho fatto rifornimento di elastici, 30 elastici, raga, sono argentati, dorati e grigio scuro barra nero, tutti glitterati, niente di che. Abbiamo questa magliettina qui, raga, fissa del momento, la trama tie-dye, però questa qui è tutta mega pastellosa sia avanti che dietro, t-shirt, crop top anche questa qui. Tra tutte le cosucce che ho comprato è quella con il materiale migliore, morbidissimo, bellissimo, e insomma sì, è super super carina, quindi adoro follemente, perché se mi conoscete sapete che io non ho vie di mezzo. O sono totalmente carina e coccolosa, o dall'altro lato sono estremamente macabra, nero, teschi e insomma tutto questo mondo meraviglioso. Quindi sì, anche questa qui, veramente pazzesca, sono super super soddisfatta. Rimaniamo a tema tie-dye, perché questa volta abbiamo una maglia autunnale primaverile, quindi assolutamente no estiva. Crop, ma a maniche lunghe, appunto sempre tie-dye. Questa volta invece ci immergiamo nel mondo tie-dye più macabro, perché appunto sì, insomma, il nero e il bianco. Ma qui vedo, mi è sporca. Raga, ho visto qualcosa nella manica. Ah no, eccoci. Un filo rosso. Va bene, bene. Anche questa qui mi piace tantissimo, me la vedo molto molto bene indossata, quindi sì. Se vi piacciono gli indumenti tie-dye ve la straconsiglio. Sto un po' un attimino con la parte
indumenti, perché voglio farvi vedere delle cosucce invece a tema accessori, a tema anche make up. Qui abbiamo dei fili, adesso non so come farveli vedere per bene, vi faccio vedere così, però vi prendo la foto. Questo filo con altri fili attaccati che dovrebbero simulare l'effetto cascata con delle lucine, quindi adesso comunque state vedendo la foto, e anche questo servirà per l'organizzazione di una festa a tema. Passiamo al make up, nuova collezione di Shein. Raga, questa collezione ha fatto impazzire tutti quanti. Hanno messo, per, non so se ancora c'è, però un'offerta che prendendo tre ombretti di questa linea che si chiama Stay Wild, praticamente li pagavate pochissimo, sono tutti quanti lo stesso colore, quindi io ve ne faccio vedere giusto uno, però insomma se sapete già di quale collezione sto parlando, sapete anche quale colorazione ho preso. La colorazione, ovviamente la più famosa, è Icy, e ve la faccio vedere da qui, però poi vi metto anche le foto. Muovo sperando che la luce becchi tutti i vari riflessini olografici. E diciamo la trama di questo ombretto in gel sono le stelline e le lune, base trasparente con appunto riflessi olografici. Altre cosucce random, non mi soffermo troppo su queste qui perché appunto non dovete sapere troppo. Sono questi cosucci qui sbriluccicosi tipo paillette, sempre bianchi olografici, e queste stelline tutte colorate, sì, ciao. Abbiamo poi questa maglia semplice ma particolare, nera, con il taschino finto, quindi stampato della NASA. Qui abbiamo l'astronauta nello spazio, molto molto semplice, bellissima, e ci sta, ci sta. Anche il tessuto è veramente molto molto bello, non è, sapete, di quei tessuti che so, doppi, che fanno sudare da morire. Anche in questo momento io sto sudando da morire, infatti io il like me lo merito già solamente per questa mega sudata che sto facendo in camera mia, perché non ci sono ventilatori, fa caldissimo, e non ho nulla in camera, non ho condizionatore né niente, quindi sto squagliando, va bene? Quindi comunque se cercate una maglia semplice, tipo con queste stampe un po' più particolari, ecco, questa qui fa proprio per voi, perché è molto molto fina ed è comunque morbida. Altro toppino particolare, ok, se vi faccio vedere così non capite niente, dite che cos'è, scusami Fabiana? Allora, è un top che ha doppio laccio, ha una parte davanti con il laccetto, e io non so come farvelo vedere davvero, vabbè, va così, tanto comunque state vedendo la ripresa, quindi parte allacciata così e parte di dietro che ha solamente un laccio, quindi avete tutta la schiena scoperta, è bellissimissimo. Siamo arrivati all'ultimissimissimo acquisto di tutto, è questo toppino semplice, ma io amo i top con la parte centrale arricciata, si può stringere quanto volete, potete farci il fiocchetto, far rimanere i lacci appesi, sciolti, ed è di questo verde molto particolare, non vi so dire precisamente che tipo di verde è, però sembra tipo il verde di questa maglia, però più spento, quindi più o meno è quello lì, quindi insomma è questa qui, crop. Ah, comunque dimenticavo, tutte le taglie che vedete sono tutte XS e S, anche se non voglio dire una cavolata, forse sono tutte XS, comunque insomma se siete interessate a sapere più o meno le mie misure, in base a come mi vedete tutto indossato sono XS e S, però appunto principalmente XS, e quindi questo qui è l'ultimo capo. Raga, non è vero, ce n'è ancora uno, ma io dico no, perché? Vabbè, insomma, perché comunque mentre spostavo tutto il resto l'ho coperto e non lo vedevo. Comunque c'è ancora questo qui che è estremamente particolare. Diciamo che è un mix, sì, anni 90, ma si vede che ha qualcosa del nostro periodo, diciamo. Quindi è questa maglia crop, che in realtà forse non è del tutto estiva perché fa un pochino caldino, però forse serata estiva un po' più fresca ci sta. E questa qui... adoro! Comunque raga, la fissa del momento per me sono colori pastello e colori neon, appunto non ci sono vie di mezzo. Questa qui, bellissima, parte velata, arricciata sia sulle spalle che nella parte finale che arriva più o meno, non ricordo se è proprio sui polsi, forse leggermente più sopra ai polsi, e ci sta. L'ho provata appunto, non è estremamente fresca, ok sì, questa parte
qui sì, però la parte velata non fa passare aria, quindi proprio periodo estivo no. E giusto per essere sicura, ecco qui, anche qui XS, quindi promossissimo anche questo crop top. Quindi ragazzi e ragazze, anche oggi siamo arrivati nella parte finale del video. Fatemi sapere se anche voi avete lo shopping compulsivo su Shein, io purtroppo sì, e non vi nego che appena ho finito di fare questo ordine su Shein ho già preparato il prossimo carrello, quindi aspettatevi anche il mese prossimo un altro ordine su Shein. Devo dire che anche questa volta sono estremamente soddisfatta di tutto quanto, anzi forse sono ancora più soddisfatta di questo ordine rispetto allo scorso. Raga, sento che sta scendendo l'acqua dal mio viso, sto morendo. Quindi se vi consiglio tutto quello che ho acquistato io, sì. L'unica cosuccia a cui dovete stare attenti è questa gonna, perché mi va larga. Io ho preso, che taglia ho preso? Non c'è scritto, mannaggia raga, mi sa che non c'è scritto, dovrebbe essere XS anche questo, no, ecco ecco, è una S. Siccome nella parte della vita sono molto piccolina, quindi non parte dei fianchi, fianchi va benissimo, ma la parte della vita sono ancora più piccolina, secondo me ci sarebbe stata bene una XS, quindi dovrò farla stringere anche perché mi serve assolutamente. Per farvi capire più o meno se vi potrebbe andare o meno, sono alta 1,65, ok? Quindi se vi rispecchiate più o meno nel mio fisico, non vi dirò il peso perché non voglio far fissare determinate ragazze, ragazzine, insomma, so che molte persone sono fissate col peso, quindi non ve lo dirò. Comunque sono alta 1,65 e per colpa della mia vita stretta non mi va tanto bene, quindi c'è da fare, diciamo, un centimetro in meno di qui, un centimetro in meno di qui. Comunque nulla raga, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!